Spoglio un attimo dei panni da giurista e mi rivesto i miei panni di Di calabrese che è dovuta andare calabrese via. che è andata via. Sì, che è dovuta andare via, tra l'altro, Dovuta andare non via. essendo, Lei deve non essendo tornare, stata. dottoressa. Guardi, io sono ritornata dopo l'università, ci hanno fatto riandare via. Sa perché? Perché io appartenevo a quel gruppo di giovani che protestava, che scendeva in piazza e che chiedeva che quelle cose cambiassero. Visto che però la politica, purtroppo, da un bel po' di tempo non è più nelle mani dell'elettore. Qua si parla tanto di sovranità o di sovranismo, che è la sua degenerazione, però tutti si guardano bene dal riformare la prima legge che consente alle persone di scegliere i propri rappresentanti, che è la legge elettorale. Noi da troppo tempo siamo governati da nominati. E c'è un disegno che ormai è evidente a tutti, ed è il disegno per cui serve a una certa politica nazionale che chi governa il Sud da nominato sia qualcuno che quelle persone che protestano, e ce ne sono ancora tante in Calabria che protestano, così come ci sono tanti sindaci coraggiosi che continuano a Certo. essere il primo presidio di legalità Brava. e l'unico presidio di diritto e che non vengono ascoltati. Quindi il problema politico io lo rimando al mittente, perché noi da calabresi e da cittadini del Sud non siamo più da tempo nelle condizioni di scegliere i nostri rappresentanti.